Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare un unboxing. È il mio primo unboxing e penso sia necessario fare questo unboxing appunto perché il prodotto in questione è un prodotto che ha fatto parlare molto di sé e che in Italia è appena arrivato e che quindi non ci sono ancora molti video su cui si possa insomma sperimentare il prodotto. Stiamo parlando della Xiaomi YI 2 oppure YI 4K, ovvero il nuovo modello, la nuova action cam di casa Xiaomi. Io me la sono fatta spedire da gearbest.com in preordine con codice sconto che c'era fino a fine luglio e con l'Italy Priority Direct Mail, e tant'è che il prodotto mi è stato spedito il 21 luglio e mi è arrivato, cioè mi doveva arrivare il 26 luglio, io non ero in casa e quindi mi è arrivato oggi che è il 3 di agosto. E parliamo per quanto riguarda le spese, costava appunto $249, quindi 213 euro circa. Vediamo cosa mi è arrivata. La mia dovrebbe essere la versione in bianco. Aprire. Eccola qui. Spostiamo le cose. Ed eccola qui. Scatolina piccolina, essenziale. Vediamo cosa c'è dentro. Eccoci. Oh, eccola qui. Molto bella anche la colorazione bianca. Io all'inizio volevo prenderla nera, però appunto le versioni nera erano tutte finite, allora ho preso questa in versione bianca. Molto carina, direi. E lo schermetto posteriore. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Qui. All'interno della scatola c'è la garanzia, il libretto delle istruzioni versione internazionale, quindi in inglese, un cavetto per la carica e per il trasferimento dei dati, vediamo cosa c'è, e la batteria ovviamente. Andiamo a inserire subito la batteria e vediamo come si comporta la macchinetta. Garantiscono una durata che è il doppio di quella della GoPro. Vediamo. Tasto di accensione e di registrazione è un tasto unico. Accendiamo. Si è già accesa. Schermo e touch. Ok, qui ci sono un po' di spiegazioni delle modalità. Vediamo allora, c'è la modalità video, la modalità foto, timer, time lapse, slow motion, boost. Dopo c'è time lapse foto, loop, video e foto. Pare che funzioni tutto bene. Non ci resta che provarla. Penso che una bella giornatina al mare ci vorrà. Tra l'altro mi sono fatto arrivare anche una custodia impermeabile, perché nella confezione originale non c'era custodia impermeabile e avrò modo di provare anche quella. Comunque Gearbest, ottimo servizio direi, e vediamo un po' come si comporterà questa piccolo gioiellino di casa Xiaomi. Ciao ciao.